cosa. Lo so, non per favore, So anche, sì, so dov'è lei. Sì, ho capito. Provi, che è successo? Io sono appena arrivato, non lo so. Perfetto, intervenite voi che... Come mai ci sono due signori? Signor Pippo, ha bisogno di bere o mangiare? Ti ha percuscito il pilato. Non ho capito. Voglio uscire. Appena abbiamo finito Appena adesso, apri questa cazzo di cella. Non posso, signor Pippo. Apri questa cazzo di cella. Non signore, posso. Che è successo? Signore, stia calmo. Lasci recluta, lasci recluta. Ecco, è arrivato Gesù Cristo. Cominciamo mica ad alzare i toni, per favore. Sì, accetti i capelli, non neanche ce ne troppi. Guarda. Ascolti, signore, va bene, ma questo non è una cosa che influisce sicuramente al discorso. Che cosa è successo? Può ripetere? Influisce. Cos'è che facciamo? Influisce. Figa, come lo dice bene. Per favore, signore. Perché si sta creando questa cacciara in carcere, per favore? Deve bere? Che vuol dire cacciara? Vuol dire che lei sta urlando apertamente come se fosse un concerto heavy metal. Cosa è successo? Figa, ma lei è un poliziotto che usa termini che io non conosco. Ma allora, se vuole parlo più terra a terra. Gli altri poliziotti usano solo manganello, arresto, ergastolo. Lei non deve, lei deve fidarsi di chi le a pelle le sembra una buona persona. Quindi non mi fido degli sbirri. Non si fidi, sì. Per favore, cerca di non denigrarci gentilmente dando. Cosa vuol dire denigrarci? Denigrarci vuol dire che gradiremmo non avere dei nomignoli che possono essere offensivi. Nomignoli? Cioè, come non è cazzo che, parla questo? Le spiego più terra a terra. Non la chiamo Max, pelato. Salta. Quindi lei non mi chiama sbirro, per favore. Dimmi. Capisce? Salta. Mi ha detto pelato! Le dà fastidio, ovviamente. Anche a me dà fastidio che mi chiama sbirro. Scemo di merda! No, ascolti, signore, lei sta un po' esagerando. Adesso per favore. Facciamo uno invisibile. Muoia, mi scusi. Moderi gentilmente i termini. Allora, aprimi la cella. No, non le aprirò mai questa cella. Apri la cella! No, non le aprirò mai questa cella e non, su qua non transigo. Che cosa è successo? Che cazzo vuol dire transigo? Transigo vuol dire che non farò di certo le sue richieste. Cosa esattamente? No, questo è un poliziotto e ho tre cani qua. Ascolti, lei non si mette in posizioni scomode, per favore. Non è necessario. Innanzitutto ha bisogno di qualcosa. La sua salute prima di tutto. Anche se un vocabolario. A parte il vocabolario che capisco. Vuole che parlo più facilmente? Lei non è istruito, signore? Fiega, ma se vado in giro a rubare e fare rapine le sembro istruito. Ah, quindi lei si sta autocolpevolizzando di crimini e furtarelli. Ha solamente studiato il codice penale. Allora istruito, come fa? No. Per evaderlo devo lo legge tipo la Bibbia, lo legge, dice. Per aggirarlo devo conoscere. Cerchi di non aggirare il codice penale, ragazzi, dai. Non credo che sia una cosa che possa giovare alla sua libertà. 1 2 3 4 5 sei poliziotto a guardare, cazzo, sono un orso. Signore, io stavo semplicemente accertandomi che lei, a parte che sta urlando e sta creando cacciara. Andiamo? Che potremmo evitare. E io non sto urlando. No, lei sta urlando. Ho una voce molto alta. Abbassi di un tono. Molto alto. Non c'è Tony in città. No, oggi. Non c'è Tony, lo sappiamo. Parlavo di un tono di voce. Dicevo, ha bisogno di qualche cosa oltre al vocabolario di uscire, mangiare, bere, a posto? Uscire. Uscire abbiamo già escluso che non è possibile. Comunque non ti fermare a guardare anche te. Guarda che io non c'ho i capelli, ci passo la sbarra. Mi scusi, abbiamo mai pranzato assieme? Ma neanche se mi pagano. E allora mi dia del lei, per favore, perché non è... una ma persona. Cosa cazzo vuoi? Ascolti, io le sto portando rispetto e sto ascoltando le sue esigenze, quindi gentilmente richiederei. Signor che Gian, mi dica. È abbastanza nervoso. Lo e l'ho notato che era nervoso il signore. È nervoso. Lo lasciamo un attimo tranquillizzare questo signore. Sì. Signore, mi raccomando, Signor Pippo, se ha bisogno. Ecco. Signor Pippo, tua sorella. Come si chiama? Signor Pippo. Chiamare. De lei. Adesso signor cosa Pippo, fa? Copia quello che le dico. Pippo, se ha bisogno. Deve essere esigente. Ascolti, non vada a raggranellare quello che ho appena detto. Se ha bisogno di cibo o acqua, mi chiami pure. Senta, io non so se lei capisce, voglio essere terra a terra, ok? Dica. Lei non deve denigrarmi. No, ma ascolti, lei sta usando termini che ancora non conosce, mi scusi. Li ha appena imparati. No, lo so che li ha appena imparati, ma non li vado ad utilizzare a pappagallo, per favore. Nel senso, cerchi di dare un senso logico alla frase compiuta. No, perché qua sa che fa i poliziotti in interrogatorio? Prendono 3-4 parole, le mischiano e cercano di creare frasi. Beh, adesso io non so bene i colleghi come vogliano agire durante le sessioni di interrogatorio, ma cerco sempre di essere... colleghi, buongiorno. Buongiorno. Ah, il collega buongiorno. Ma non è il collega buongiorno, là era il presentatore italiano, mi scusi, questo si chiama... Lei l'ha detto collega buongiorno. No, io ho detto colleghi buongiorno, ho detto... Ah, sono fratelli? Ma questo qua è come me, sembra allora, di guardarmi allo specchio. Assolutamente. Gli agenti che hanno visto che il signore lei come si chiama? Si qualifica? Come si chiama? Chi io? Sì, no, non voi colleghi ciò chi siete. Il signore dietro la cella. Ma sono i colleghi buongiorno ciò che siete? No, non sono i colleghi buongiorno, sono i colleghi che sono in servizio. Ma questo a lei non interessa.
Ah, ok. Il signor, stavo dicendo, lei si qualifica, io non so chi è lei, come si chiama? Pippo Baudo, esco dal bar. Ho capito, è Pippo Baudo. E va bene, ripeto, signor Pippo Baudo, adesso lei si metta giù un attimo. Esco dal bar. No, non esca dal bar, tanto è dentro lì, stia lì, per favore. No, esco dal bar è il cognome. Ah, esco dal bar è il cognome, ho capito. No, la sto denigrando, stavo cercando di capire la sua frase di senso poco compiuto, nel senso. Baudo, quindi è il secondo nome. Lei si faccia i cazzi suoi. No, non si rivolga così a un collega, gliel'ho già detto poco fa, rischia di denigrarlo e di aggravare la sua situazione. Senta, siccome non vorrei aggravare la mia situazione, ecco, non vorrei neanche denigrarla. Esatto. No, ha capito, signor buongiorno? Ma non sono signor buongiorno, sì, ok? Mi sa no, che quello di fronte. Ah, il collega. Ecco, e siccome non vorrei neanche mandarla a quel paese educatamente a fanculo, no, cerchi di per rompermi favore, le signor palle, Baudo, okay? Per favore, signor Baudo, mantenga un certo tono. Perché mi hai chiamato? Cosa è successo? Ah, mi hanno sparato. Va bene, perché? Lo chiedo che ha sparato. Anche questo è vero. Però le stavo dicendo, ma lei si trova coinvolto in qualche azione? Io sono un bravo ragazzo. No, lei non è un bravo ragazzo. Poco fa ha ammesso di essere un criminale, mi scusi. No, ho detto solo che studio la legge. No, ha detto che cerca il modo di aggirarla. Quindi è un criminale se mi aggira la legge, mi scusi. No, per studiare bene la legge devi saperla aggirare. Perché sapendola aggirare sai anche stare dentro. Potrei un attimo opinionare la sua domanda, la sua richiesta, però va bene, nel senso, diciamo, i nostri avvocati che lavorano non aggirano i cavilli legali, nel senso cercano sempre di rigare dritto. Quindi che aggirano? I cavilli legali. La sua interrogatoria, il pelato, no, i capelli, i cavilli. Il pelato, hai comprato la cosa tua? Cosa c'è? Allora, quindi adesso lei si mette qua, si mette lì tranquillo e vediamo di trattarla nel modo che merita, va bene? Posso uscire? No, non può uscire, chiama, gli ho appena detto che non può uscire e non può uscire. Arrivederci a tutti. Okay, l'agente buongiorno. Lei non è l'agente buongiorno, lei è il signor Pippo Baudo, si ricordi sempre questo? Comunque quello là è forte, quello lì biondo. Quello lì biondo è forte, ma questo non è una cosa che lei... A manetta wireless. A manetta wireless? Sì, c'ha il comando sul telefonino, c'ha. Vabbè, questo io non lo so, nel senso... adesso comunque... Scusa, Gian, collega, agente Gianna, collega. Posso parlare? Agente Gianna. No, non Gianna, mi chiamo Gianna. Gianna che voleva. Mamma mia.